Sotto le foa dello sole ardente, le contadine mettono festanti, cocchette grosse fa voce tagliente, lassanno il regno e rere e gli avanti. Valle incontaminata, davanti ai nostri occhi, alberi di noci e querce secolari fanno da contorno al torrente Purbella. Ed è proprio il fragore del corso d'acqua a lanciarci in un vero e proprio viaggio nel tempo, riportando alla memoria usi e costumi del XVI secolo, quando il mulino di Santa Lucia era crocevia di uomini e donne dediti a macinare il grano. Abbiamo voluto valorizzare questo luogo perché è una realtà che è perfettamente inserita in un contesto ambientale, paesaggistico, storico, dove ancora le pietre, l'ambiente, il tutto veramente parlano del lungo dialogo tra l'uomo e la natura. Qui è tutto vero. La storia del grano, della molitura, per secoli è avvenuta in questa valle e noi la stiamo rendendo viva con l'inserimento di questa unità in un percorso di fruizione per conoscere la nostra storia e l'identità del nostro territorio. Siamo a Palazzolo Acreide, nel territorio degli Iblei, in quella che viene definita la Valle dei Mulini. È qui che in vista di Expo 2015 è stata organizzata la Festa del Pane. Negli ambienti ancora integri del mulino sorge il Museo della Macina del Grano, dove foto, brevi testi, grafici e macine di varia forma e diverso periodo storico illustrano l'evoluzione della tecnica di macinazione. Anche nel mulino d'acqua a Palazzolo Acreide abbiamo cercato di far capire la storia legata alla cericoltura e alla tecnica della molitura. Dal Neolitico fino ai nostri giorni, cioè dal momento in cui, dal periodo storico in cui si ebbe il passaggio dall'uomo cacciatore all'uomo coltivatore, e quindi il primo problema che si pose l'uomo interessandosi alla cerealicoltura fu quello di provvedere alla molitura, e le prime macine utilizzate dall'uomo sono state due pietre. La macina per il grano l'abbiamo riproposta nella sua completezza. Abbiamo la macina girevole e sopra il contenitore per il grano, la tramoggia, e poi il sistema che regolava la caduta del grano dentro la macina, che veniva chiamato U-tippi tappi o lieve mietti cuocio, che tippi tappi è una definizione onomatopeica, il rumore che produce l'assicella quando viene messa in movimento la macina superiore, e determina la vibrazione del contenitore del grano e quindi la caduta del grano dentro la macina. L'iniziativa voluta dall'Assessorato regionale all'Agricoltura consente di conoscere meglio uno degli alimenti principali nell'Europa occidentale, il grano appunto. E non poteva esserci location migliore della Valle dei Mulini. Io dico che questa sera si parla di grano, ma l'occasione è propizia per poter fare conoscere un luogo, questa della Cava dei Mulini, magico. Magico per quello che è possibile trovare. Qui in sequenza abbiamo una serie di mulini che sono la testimonianza
dell'opera dell'uomo e la testimonianza dell'industria, diciamo, che in qualche modo ci ricorda un recente passato. Parlando di grano e farina, l'associazione con la panificazione è quasi un passaggio naturale. Ma in un territorio come quello ibleo, tutto ciò non poteva rimanere confinato ad un solo ambito. Tradizione vuole che il grano macinato andasse a trovare una collocazione importante anche nella pasticceria povera, ossia quella alla portata ad ogni ceto sociale. Un esempio classico, giunto fino alle nostre tavole, è rappresentato dalla pagnuccata, un dolce dall'antichissima tradizione siciliana. La pagnuccata è un dolce tradizionale, molto molto antico, che nasce dall'impasto di farina di grano duro con uova intere. È un impasto abbastanza sostenuto, dal quale si ricavano dei tocchettini di pasta. Detta pasta si frigge in olio bollente, dopodiché si amalgama col miele. Il miele si fa riscaldare, si porta ad ebollizione per qualche minuto, raggiungendo la temperatura di circa 135 gradi. Raggiunta la temperatura, si amalgama la pagnuccata fritta e si lascia amalgamare sul fuoco, rimestandola continuamente per qualche minuto. Dopodiché si tira fuori dal fuoco, si aromatizza con buccia d'arancia fresca e cannella ed è pronta per essere consumata. Altro dolce tipico siciliano a base di grano è la cuccia, che si amalgama con ricotta di pecora o crema bianca o al cioccolato, che tradizionalmente viene preparato per la festa di Santa Lucia. La cuccia, in effetti, così come l'abbiamo descritta, sembrerebbe un piatto semplice, però in effetti servono 3 giorni di preparazione, 2 di ammollo, il terzo si inizia a cucinarla, sta sul fuoco in media un'ora e mezza, a volte anche 2 in base alla tipologia del frumento, e poi si rifinisce con quello che vuole la tradizione, dolce o salata. Noi oggi, io personalmente, cerco di riproporla, magari non tutti i giorni, ma quasi, in veste moderna, aggiungendogli quelli che sono altri ingredienti che il territorio mi offre.